è arrivata l'ufficialità, Ryanair resterà in Abruzzo, c'è stato l'incontro a Roma, cadono tutte quelle che erano state le polemiche, soprattutto c'è anche una dichiarazione del sindaco di Alghero che dice l'Abruzzo si è fatto trovare pronto nel momento in cui bisognava preparare i tavoli istituzionali. Io non mi vorrei trovare nei panni di quelli che hanno coltivato la sciagura. Purtroppo sono sempre meno e mi dispiace che hanno distrutto così il loro tempo. Siamo davanti a un risultato straordinario che è stato reso possibile da uno sforzo addirittura normativo, legislativo nazionale che noi avevamo garantito, grazie alle parole del Presidente Renzi, del Ministro Delrio e anche dei vertici di Ryanair. Ringrazio Saga con i suoi vertici che ha avuto una condotta straordinaria, riporto le parole di Ryanair nei confronti anche della Regione Abruzzo, ha detto che abbiamo avuto una condotta da intraprenditori, da imprenditori della decisione, così come voglio mettere in evidenza che riparte un programma di investimenti che non si limita alla conferma di ciò che c'era. Noi continueremo a lavorare sulla connettività aerea, ferroviaria, stradale, navale e lavoreremo anche a Bruxelles affinché tutto il quadro normativo venga revisionato. Come si è risolto la questione degli aiuti di Stato? Attraverso il rispetto della legge e il giusto dosaggio economico.